taking the last seconds before the quarantine. Inizia qui l'avventura spaziale di Paolo Nespolo e questi sono gli ultimi secondi prima di entrare in quarantena. Volerà con la missione STS-120 dello Shuttle Discovery. Ciao, ci vediamo, ciao! We have a go for main engine start. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. Hoisting harmony to the heavens and opening new gateways for international science. Discovery has cleared the tower. La missione STS-120 porterà sulla stazione orbitale il nodo 2 Harmony, che aprirà nuovi orizzonti per lo sviluppo della ricerca spaziale. L'avventura continua. Siamo a Star City, la città delle stelle, dove 50 anni fa Yuri Gagarin si addestrò per diventare il primo uomo nello spazio. Questi sono i compagni di viaggio di Paolo, Kelly Coleman, astronauta americana della NASA, e Dmitry Kondratiev, cosmonauta russo. Essere astronauta significa dedicare la propria vita per un sogno, quello di volare nello spazio infinito. L'addestramento richiede anni di preparazione, ritmi di vita impegnativi, esercizi dove il fisico è volutamente sottoposto ad ogni tipo di stress. Ma è l'affiatamento con i propri compagni di viaggio che è fondamentale per riuscire in questa impresa. Seguendo Paolo durante alcune fasi del suo addestramento, ho avuto il privilegio di conoscere delle persone speciali. Ho conosciuto la determinazione, la capacità con cui affrontano le paure e le difficoltà, ma soprattutto ho conosciuto la loro umanità. I did not say that, Gabriella. E credetemi, non sempre è facile indossare i panni dell'astronauta. Questa è l'ultima settimana a Star City prima del lancio. L'equipaggio della Soyuz ha completato l'addestramento ed è pronto a questa nuova sfida. Thank you.
passati 50 anni da quel primo volo spaziale e per tradizione, l'ultima sera, prima di lasciare la Russia per il cosmodromo di Baikonur, l'equipaggio rende omaggio a Yuri Gagarin. E tutto il resto è storia. 5 seconds. Engines at maximum thrust and liftoff of the Soyuz TMA-20 as Katie Coleman, Paolo Nespoli and Dmitry Kondratiev head toward the International Space Station. Behind you inside the Soyuz, Paolo Nespoli there on the right-hand side. Local time in Kazakhstan, the Soyuz TMA-20 landing safely upright, and crew members all looked to be in excellent health as they came or helped out of the capsule. They're now in the medical tent undergoing the routine post-landing medical checks before they head back to the for welcome home celebration.